Armati di guanti e sacchi di plastica, ben 400 ragazzi delle scuole sono scesi in spiaggia per ripulire il litorale sud di Termoli da plastiche e microplastiche che inevitabilmente, dopo l'inverno, le mareggiate portano a riva. Una giornata all'insegna del divertimento costruttivo, volto alla salvaguardia della flora e della fauna marina, che ha visto i giovani, divisi in piccoli gruppi, mettersi al lavoro con la supervisione dei referenti dell'associazione Plastic Free e la presenza di guardie ecologiche e Capitaneria di Porto. Microplastiche che tornano nella catena alimentare, come confermano recenti studi, i minuscoli frammenti di plastica dispersi nell'ambiente possono finire nel sangue ed entrare in circolazione nel corpo umano. Ma fa male molto anche a noi, perché il pesce che va a mangiare la microplastica, noi andiamo a mangiare il pesce e ci ritroviamo nel nostro corpo senza saperlo, la plastica che è anche nel nostro flusso sanguigno fino ad arrivare ai nostri organi e fa molto male. Una giornata che si inserisce all'interno di un progetto che ha preso il via ad inizio anno scolastico, volto all'abbattimento del consumo della plastica e all'educazione e al rispetto dell'ambiente. Siamo qui a conclusione di un progetto che la nostra scuola, l'Istituto Comprensivo Schweizer di Termoli, ha condotto dall'inizio dell'anno scolastico per l'abbattimento del consumo della plastica e chiaramente l'educazione al rispetto dell'ambiente. Una vera e propria missione ecologista che ha coinvolto tutti gli insegnanti che hanno lavorato in sinergia al progetto di sensibilizzazione ambientale. Plastic Free ci ha donato il primo erogatore di acqua potabile, quindi di acqua microfiltrata, e abbiamo ricevuto anche le borracce che abbiamo distribuito a tutti i nostri alunni, e oggi il progetto si conclude, un progetto di educazione civica volto a sensibilizzare gli alunni, volto a farli innamorare del loro territorio e soprattutto far vivere un'esperienza indimenticabile.